Carissimi telespettatori, cari amici, buona domenica. Siamo la terza domenica di Pasqua, non dopo Pasqua perché tutte le domeniche sono pasquali. Questo è il tempo di Pasqua, è il tempo in cui contempliamo la risurrezione. Il Vangelo, ancora una volta, quello di Giovanni, è capitolo 1, questa volta è un inizio, i versetti dal 29 al 34. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Tre titoli vengono attribuiti a Gesù. In sintesi, è un cammino semplice ma profondo. Gesù anzitutto è l'agnello di Dio che porta il peso, il peccato. È colui su cui rimane lo Spirito e battezza in forza dello Spirito Santo. È il Figlio stesso di Dio. È un programma quello enunciato, perché Gesù è l'immagine di un agnello. L'agnello è quello che si usa nello Yom Kippur, cioè il giorno della purificazione, quello che viene caricato di tutte le colpe e inviato nel deserto perché essere immolato per tutti. L'immagine prefigurata in Isaia dell'agnello mite condotto al macello, che abbiamo letto nei giorni della Settimana Santa. Rispetto alla tragedia dell'umanità, all'inquietante dilemma del male e della violenza, Dio ci dà una forza enorme nell'assumere su di sé il male del mondo. È quello che abbiamo celebrato in maniera intensa nel Venerdì Santo, ma già anche nel Giovedì Santo. Egli è colui che si lascia uccidere, che assume su di sé la sofferenza e la tenebra, per portarla a redenzione, per trasformarla in un'aurora di vita, la risurrezione. Quindi è colui che non è solo l'agnello che porta il peso del peccato, ma è colui che ci dona lo Spirito. Ecco, quello che dice bene su colui che vedrai discendere e rimanere lo Spirito è davvero la persona che dovete seguire. E qui cominciamo a capire che lo Spirito Santo è il dono del risorto. Permette al discepolo di accorgersi che Dio lo sta mettendo in sintonia. Fede non è uno sforzo, ma una scoperta. La fede non è solo una conquista, ma è un abbandono. Anzi, è la forza dello Spirito interiore che ci dice: lasciati andare. Fidati di quello che Dio ti dice. Cosa fa Maria nell'Annunciazione? Lo Spirito Santo è su di te, su te stonderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. La risposta di Maria: sono la serva del Signore. Ecco il credente, colui che si fida di Dio, che sa che non è solo, che dentro di lui sta agendo quella potenza grande che è lo Spirito Santo. Un'energia vitale, come dicono i bambini con me, come l'energia elettrica, non si vede, ma è potente. E si sente, ecco, così l'agire dello Spirito. Inoltre c'è l'altro titolo, è il Figlio di Dio. Non un grande uomo, non un profeta semplicemente, non un uomo semplicemente ricco di tenerezza e di compassione, che comunque sono componenti vere di Gesù. L'abbiamo visto nella Domenica di Lazzaro, quando si commuove per un amico perduto, o come Gesù soffre durante la dura requisitoria nei suoi confronti, sulla croce, nella flagellazione, via dicendo. Ma è la stessa presenza di Dio. Ecco, il Figlio di Dio indica che Dio stesso cammina con l'umanità. Gesù di Nazaret è potente in parole e opere. Non è solo un profeta ispirato, un rabbino seguito. È colui che dà la vita. Quindi in lui abita la presenza stessa della divinità. Dio è accessibile, carissimo, è visibile, è chiaro, è manifesto,
non è semplicemente una delle tante teorie filosofiche. È colui che si racconta, che si spiega, che si dice, che si rivela, è il Figlio, attraverso cui noi vediamo il Padre. E come lo vediamo? Come lo accogliamo? Con questi due atteggiamenti. Lo vediamo uomo semplice, uomo umile, uomo che serve, uomo che si dona e che restituisce la sua vita nelle mani del Padre per poi riaverla sotto un'altra forma, quella vita che non avrà più fine, la vita eterna, che è l'agire di Dio nella storia degli uomini, e accogliamo è la sua parola. Guarda che noi da tanti tempi, qua, da quando parliamo nella nostra trasmissione, diciamo, cari fedeli, la parola di Dio non è semplicemente da sapere, è da avere tre altri aggettivi importanti: da accogliere, da meditare e su cui verificare la nostra vita, una verifica continua. È la verifica di chi vuole camminare secondo Dio, come dice bene Giovanni, no? Ecco, è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, ma dopo di me continua, perché era prima di me questa parola, è da sempre. Ed è la parola che vorremmo tutti riuscire a realizzare, il regno di Dio tra gli uomini, la pace e la giustizia universale. Grazie di questo ascolto, buon cammino.